Tornano le giornate delle oasi del WWF dedicate alla biodiversità italiana. Quest'anno sono ben cinque i weekend di eventi per immergersi nella natura confluiti nel mese delle oasi. Le oasi WWF in Abruzzo sono sei, cinque delle quali sono anche riserve naturali regionali. Dalla ricerca scientifica alle vacanze natura, dall'educazione ambientale con le scuole all'impegno nella conservazione di specie e habitat, commenta Filomena Ricci, delegata WWF Abruzzo. Si sono organizzati per grandi e piccini tantissimi eventi, escursioni, laboratori, letture ad alta voce, yoga. Le oasi rappresentano dei presidi sul territorio che servono a livello nazionale, così come regionale, a salvare tante specie. Una per tutte l'orso bruno marsicano, che sarà oggetto anche di una campagna nazionale del WWF. Ma sono laboratori all'aria aperta, dove si sperimentano tecniche di gestione, modalità di convivenza, possibilità di formazione e di fare educazione ambientale. Chiunque vuole può consultare i programmi sulle pagine delle nostre oasi o sul sito del WWF Italia. Oltre alle oasi WWF ci saranno anche delle altre riserve dove in qualche modo il WWF collabora per la gestione, che faranno anche degli eventi. Dante Caserta, WWF Italia. Beh, il WWF praticamente è stata la prima associazione che ha fatto nascere delle aree protette gestite da un privato in Italia. Oggi sono oltre 100 le oasi WWF, circa 27.000 ettari di territorio tutelato in tutte le regioni italiane. Una realtà importantissima che contribuisce peraltro al raggiungimento del 30% di territorio protetto che abbiamo come Italia e come Europa entro il 2030. Una realtà importante anche dal punto di vista della promozione di questi territori. Ogni anno le oasi WWF ricevono circa 350.000 visitatori che svolgono all'interno di queste aree attività di educazione ambientale, visite guidate attraverso uno staff formato da oltre 150 lavoratori e 500 volontari. È qualcosa di estremamente importante che deve essere tutelato per il bene del nostro paese.